Responsabile di un pestaggio che ne provocò la morte, a 9 anni di distanza dalla morte di Stefano Cucchi, giovane geometra romano arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga, la procura di Roma chiude l'indagine bis con un'accusa di omicidio preterintenzionale ai 3 carabinieri che lo arrestarono. Il lungo calvario giudiziario relativo all'indagine sulla morte di Stefano Cucchi si conclude, dice a radiocittaperta.it l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia, con un avviso di chiusura indagine a firma del procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone e del sostituto Giovanni Musarò, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per i 3 carabinieri. L'avviso parla chiaro. Stefano Cucchi sarebbe stato sottoposto a misure di rigore non consentite dalla legge, con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, vale a dire la resistenza di Cucchi al momento del fotosegnalamento. Una verità che la famiglia ha cercato senza mai perdersi d'animo per 7 lunghi anni. Il merito è loro, dice l'avvocato Anselmo, perché non hanno mai smesso di avere fiducia nella giustizia. La dinamica dei fatti attribuisce la morte alla rovinosa caduta seguita al pestaggio con impatto al suolo in regione sacrale, unitamente alla condotta omissiva dei sanitari che avevano in cura Cucchi presso la struttura protetta dell'ospedale Santo Pertini. Sgombrato il campo da ogni riferimento ad un presunto attacco epilettico alla denutrizione, comincia a farsi strada la verità, ha commentato ieri la sorella di Stefano, animatrice instancabile della faticosa ricerca della verità.